Cassibile, il centro accoglienza non apre extracomunitari allocati ovunque. Si percepisce un profondo malessere nella comunità cassibilese riguardo il centro accoglienza per extracomunitari di Via dei Tini, che rimane ancora chiuso. Il comitato dei cittadini che ha firmato la petizione popolare contro il villaggio, considerato che ad oggi il centro d'accoglienza per extracomunitari stagionali di Cassibile rimane chiuso, nonostante l'ingente spesa sostenuta per costruirlo, denuncia una massiccia presenza di lavoratori extracomunitari stagionali che si sono stanziati nel territorio, che molti di loro sono allocati in diverse zone del territorio in alloggi di fortuna, di fatto delle piccole baraccopoli, addirittura alcune tende sono state piazzate in prossimità del villaggio, precisamente in via dei Timi, proprio davanti il cancello d'ingresso del centro. Il comitato dei cittadini si rivolge al prefetto di Siracusa e al presidente della regione affinché si intervenga urgentemente per evitare il pregiudicare di situazioni che potrebbero generare disagi e proteste. Crediamo che a questo punto delle cose sia evidente a tutti che chi di dovere agisce solo ed esclusivamente in stato di emergenza, cioè solo quando la situazione diventa critica, al contrario non adotti un comportamento preventivo organizzato per tempo, nonostante il problema si conosca da oltre 25 anni.